Del CD ci sono anche due collaborazioni internazionali che sono due batteristi, uno britannico credo e l'altro statunitense, giusto, che hanno collaborato vabbè, con Elton John, Tina Turner, Bowie, Gary Moore, Nick Cash, ecco, vado un poco a memoria. Come hai beccato Charlie Morgan e Bella? Charlie Morgan, devo ringraziare il signor Giuseppe Spinelli. Signor Giuseppe, complimenti per... Non l'ho fatto apposta. Come l'hai fatto? L'hai lanciato online un message in a bundle di Polisiana Memoria, l'hai lanciato così. Prendiamole uno qualsiasi, è uscito lì. No, tra l'altro era un periodo storico, magari queste cose non si dicono, però in realtà la musica è anche semplicità. Eravamo in un periodo storico, prima di conoscere il grandissimo Antonio Esposito, che non nasceremo mai più, che adesso ormai fa parte della nostra vita. Eravamo in un periodo storico che ci trovavamo senza batterista, quindi stavamo valutando che cosa fare, come lavorare a questo disco, che parlava di featuring, e Giuseppe aveva questa idea. E tra l'altro noi abbiamo dovuto conoscerlo prima via Skype, perché è una persona tra l'altro piuttosto avanti nell'età, anche piuttosto miglierlino. Immaginarlo nel rock, tra l'altro ha suonato Hero di Tina Turner, io da piccolissima lo ascoltavo, anche Elton John, e aveva questa energia fortissima, però dicevo, ma chissà adesso a quest'età se sarà capace mai di suonare questo fatto rock aggressivo. Invece noi lo conosciamo su Skype, lui elegantissimo, inglese proprio classico, però si connette, vado a Nashville perché lui abita a Nashville, e quindi con questi occhialini poggiati sul naso ci guardava da Skype e ha voluto prima conversare con noi, conoscerci chi eravamo, la storia che c'era dietro questo brano, e poi abbiamo inviato prima il CD, anzi il master originale di Anche dei Provini, e lui ha ascoltato e ha detto farò sapere, prima ascolto il brano e poi faccio sapere. Lui per fortuna è entrato in questa missione, diciamo, di portare avanti ANK, che per me è stato proprio il primo brano che ho deciso di portare avanti proprio nella produzione e negli arrangiamenti, perché era quello sul quale avevo le idee più chiare in quel momento, e tra l'altro mi interessava molto questa fusione, forse un po' rock melodica, ma allo stesso tempo un po' di impronta menzoniana e marziale nell'inizio, un po' più oscura. E l'altro? L'altro invece mi che sono lanciata. L'altro è il batterista storico di Marcus Miller, quindi... Io mi sono lanciata. Quello lo sapevamo. Charlie Morgan. Ha registrato Tales, Silver Rain. Charlie Morgan, Miller, ma non l'abbiamo scoperto. Allora, quindi sei stato scelto tu alla fine, che è una cosa... Cioè, solo perché John Bonham non c'era per vicissitudini di note, perché sennò... Se no, te la giocavi con Bonham. No, è praticamente mi sono lanciata in questa esperienza, sono una persona timidissima, anche a volte io devo ringraziare i ragazzi, soprattutto Giuseppe, che spesso mi spronano, no, ma fai questa cosa, lanciati, io no, ma io non vorrei, ma vai, lanciati. E per fortuna con questa cosa che è nata con Charlie Morgan ho preso coraggio, però lì è stato più difficile, perché Charlie Morgan l'ho scoperto man mano il curriculum, mentre Fughi Belli ero fan, tra l'altro io per anni, per chi mi conosce personalmente, anche come cantante, io ho fatto la tribute band Erika Badu per anni, anni ed anni, ho masticato i suoi brani in ogni versione, e quindi ho scritto questa mail timidissima, ho detto ma chissà pure se mi risponde, subito ho scritto sono fan, così anche lui ha voluto sentire prima il CD, poi tra l'altro è stato bellissimo perché appena ha ricevuto il brano, lui fan anche di Bisacuto, ho apprezzato tantissimo The Big Scream, lui lo chiama, in realtà il Bisacuto di Leaf, che suoneremo anche stasera in versione però italiana, che si chiamerà Battiti, e niente, quindi quando l'abbiamo conosciuto ho detto mamma mia, Fughi sono emozionatissima, e lui ha fatto i complimenti anche su Facebook, infatti ci ha anche mandato un video, e guardami, questo sono io e sto ascoltando la tua traccia, infatti Giuseppe è anche una cosa che vuole pubblicare, però io sono molto timida, dico no, non lo so, forse urtiamo la suscettibilità di Antonio. Lui è molto timido, poi quindi mi sono lanciata, diciamo, piano piano, tirando la testa fuori, diciamo, da questo zero, anche nella vita, sto imparando un po' a essere un po' più intraprendente, cosa che mi manca in genere. Alla fine è uscito come lo volevi? Sì.